Buonasera a tutti. In questo video, come vedete, sono tornata a indossare l'hijab. Perché? Ora vi spiego. Secondo me, il fatto di essersi allontanata da quelle che sono, le prescrizioni e le, scritture anche del Crislam, ovvero di aver violato certi versetti come ricordo il versetto 24-31, e di alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste, di non mostrare dei loro ornamenti se non quello che appare, di lasciar scendere il loro velo fin sul petto, non mostrare i loro ornamenti ad altri che i loro mariti e i loro padri, ai padri dei loro mariti, eccetera. Quindi questo è 24-31, la famosa sura della luce. Oppure, andiamo all'altro versetto dove si parla dell'hijab, che ricordo, diciamo, è un versetto famoso. Quindi quello del 24 è solo uno di questi versetti. Ricordo che oggi molte donne non vi fanno caso. Io per un po' di tempo non l'ho messo per scelta personale, però secondo me penso che violare i comandamenti di Dio porta istintivamente quella che può essere considerata una punizione da parte di Dio. In che senso? Il fatto del fibroma, diciamo di tutto quello che può capitare, quindi di tutte le disgrazie che possono capitare. Vi era un antico proverbio ebreo che diceva: il male e il bene vengono da Dio. Quindi, se io violo quelli che sono i comandamenti di Dio, è logico che verrò abbandonata da Dio. Quindi, se noi prendiamo gli altri versetti sull'hijab, quindi 33, prendiamo per esempio il 33, versetto 55. Nessuna colpa per le spose del profeta, se si mostreranno i loro padri, i loro figli, i figli dei loro fratelli, i figli delle loro sorelle. Versetto 55. Il versetto 59 è più chiaro. O profeta, di alle tue spose, alle tue figlie, alle donne dei credenti di coprirsi dei loro veli, così da essere riconosciute, non essere molestate. A lei perdonatore misericordioso. Quindi io ho dimenticato in poche parole in questi giorni quella parte del Crislam che parla dell'Islam e del Corano. L'ho trascurata e quindi in poche parole diciamo che questa è la conseguenza, la punizione di Dio. Quindi il fibroma avrà un intervento. A mio parere è questo. Quindi nel momento stesso in cui viene trascurata la preghiera, si va incontro a quella che può essere definita la punizione di Dio. Per rimediare, leggiamo insieme la sura Al-Fatiha, la prente. In nome di Allah, il compassionevole e misericordioso, la lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi, il compassionevole e misericordioso, Re del giorno del giudizio. A te noi adoriamo, a te chiediamo aiuto. Guidaci sulla retta via, la via di coloro che hai colmato di grazia, non di coloro che sono incorsi nella tua ira, né degli sviati. Se poi prendiamo la sura 24, il famoso versetto della luce, che ricordo, è uno dei più belli del Corano, 24-35, può essere definito il cuore mistico del Corano. A lei la luce dei cieli e della terra, la sua luce è come quella di una nicchia in cui si trova una lampada, la lampada è in un cristallo, il cristallo è come un astro brillante, il suo combustibile viene da un albero benedetto, un olivo né orientale né occidentale, il cui olio sembra illuminare senza neppure essere toccato dal fuoco, luce su luce. Allah guida verso la sua luce chi vuole lui e propone agli uomini metafore. Allah è onnisciente. Diciamo che in questi giorni io sono stata come quelli che giacciono nelle tenebre. E quindi, come i miscredenti, quanto a coloro che sono miscredenti, le loro opere sono come un miraggio in una piana desertica che l'assetato scambia per acqua. Poi, quando vi giunge, non trova nulla, anzi, nei pressi trova Allah che gli salda il conto. Allah è rapido al conto, infatti, il conto io lo sto pagando. Quindi, in poche parole, se voi dimenticate Dio,
Le vostre opere sono come le tenebre di un mare profondo, le onde lo coprono, al di sopra delle quali si ergono altre onde, sulle quali vi sono le nuvole. Per colui a cui Dio non ha dato luce, non c'è alcuna luce. Diciamo che io la luce l'avevo trovata, però in questi giorni l'ho un po' dimenticata, immersa in quelle che sono le faccende della vita. Quindi a tutti quelli, che hanno letto il Corano e hanno dimenticato, a tutte le donne credenti, pregate Dio, soprattutto se avete malattie, se vi trovate in una situazione di bisogno, perché Dio è compassionevole e misericordioso e ascolta tutti. Non dimenticatelo, nel momento in cui dimenticate Dio, in cui dimenticate anche una semplice preghiera, il crislam non è Islam, non ci si inginocchia 5 volte al giorno verso la Mecca, ma si prega col cuore, dovunque si sia, a mare, oppure mentre si esce. Io questo in questi giorni l'avevo dimenticata, presa dai 1000 problemi della vita, e quindi giustamente con questo, se noi guardiamo, quindi Allah è rapido al conto, vediamo che diciamo che in questo caso, diciamo che l'ha percepita in questo modo, come una punizione di Dio. Quindi, e prego la sua misericordia in questo caso. Con questo è tutto, vi saluto.